Buongiorno, state bene? Abbiamo San Celestino V, quello che Dante Alighieri dice che più per grande viltate fece il gran rifiuto. Per viltate fece il gran rifiuto. Abbiamo ho avuto l'esperienza di Benedetto XVI, che non è per viltà, ma nemmeno anche questo santo, Dante Alighieri, si sbagliava. San Celestino V, Pietro di Morrone, era sacerdote eremita, aveva fondato un ordine dei fratelli dello Spirito Santo, chiamati poi Celestini. Quasi ottantenne fu fatto Papa e siccome era un santo e pio e si trovò di fronte a interessi politici ed economici anche ingerenze di Carlo d'Angiò e accortosi della manovra legata alla sua persona rinunciò alla carica morendo poco dopo in isolamento coatto nel castello di Fumone. Siamo nel 1294, successe Bonifacio VIII. Però come siciliani vorrei ricordarvi, farvi conoscere, Beata Pina Suriano. Mi è rimasta impressa perché quando torna in uno studio dentistico nel 1970-72 ho incontrato il padre che faceva propaganda per questa sua figliola. Nasce a Partenico, provincia di Palermo, 18 febbraio 1915. Nel 1922 fa ingresso in Azione Cattolica come beniamino, poi aspirante, poi presidente, delegato, anche segretario dell'Azione Cattolica, presidente delle giovani dal 1945-1948. Fonda in Marocco l'Associazione delle Figlie di Maria, diventandone la presidente nel 1948. Il 29 aprile 1932 fonda nella setta firma Misericordia della Croce, sede sociale della sua associazione, emette il suo voto di castità. Assieme alle altre compagne si offrono come vittima per la santificazione dei sacerdoti. Una forma di artrite reumatica lo portò a un infetto cardiaco e morì improvvisamente di infarto 19 maggio 1950. Fu beatificata nel 2004. Il Vangelo di San Giovanni continua a pezzettini e sempre ripetono le stesse cose. Come il Padre ha amato me, questo capitolo 15, versetti 9 e 11, come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e questa gioia sia piena. Parola del Signore, lode a Dio. Credo che sia difficile spiegare ulteriormente questo passo, dato che in questi giorni vengono ripetuti, si rincorre una vicenda, dicono quasi la stessa cosa. E abbiamo ascoltato che Gesù esorta ad amare. Ad amare come ha amato lui, ricorrendo sempre a paragone della vita ai tarsi, esorta sempre a rimanere in lui. Cosa significa rimanere in lui? Lo dice lui osservando i comandamenti di Dio. Ma i comandamenti di Dio, noi poveri e miseri,
non sappiamo osservarli con le nostre sole forze. Vorremmo farlo, anche per avere gloria e merito. Quando invece la gloria appartiene a Dio. Il mistero è questo dell'amore. L'iniziativa parte da Dio di amare. L'iniziativa parte dal bene assoluto che ci può fare bene relativo. E se è relativo, si deve allacciare con l'assoluto. Quindi osservare i comandamenti di Dio significa rimanere nell'amore di Dio, cioè rimanendo attaccato a Lui, e allora senz'altro faremo i frutti che Lui ci fa fare. È chiaro, in qualsiasi albero i frutti non ci sono se non sono attaccati ai rami, e i rami al tronco. Non, i frutti non sorgono dal nulla, oppure i frutti non si fanno da sé, si fanno attraverso i rami e i rami attraverso il tronco. Ora noi siamo combinati così, per fare un esempio, vi faccio capire meglio. Il Signore ci ha paragonato a tralci, alla vite, oppure ai rami all'albero. Quindi noi sappiamo bene che un albero, cioè un tronco, le radici, poi il tronco possiamo dire, le radici sono Gesù, ma i rami in se stesso non porta frutto, poi dai rami vengono fuori le foglioline, le foglie verdi, dalle foglie verdi poi vengono i fiori, dai fiori vengono i frutti. E già è bello fatto. Ma non ci sono i rami che non fanno niente, i rami sarebbero tutti quelli votati al Signore col sacrificio, cioè che non dà frutti, non dà verde, i rami sono frondosi. I rami passano anche l'inverno senza verde, senza fiore, senza frutti. Poi viene la primavera, poi c'è l'agricoltore che sa benissimo manovrare. Allora i sacerdoti, le suore, le persone consacrate a Dio sono come quei rami. Però se non ci fossero i rami attaccati al tronco, è chiaro che poi dai rami non potrebbero nascere le foglie verdi, poi i fiori e i frutti. Allora, foglie verdi, fiori e frutti sono quelli sposati, e sposando danno frutti. Ora, tutti collegati con la vite, col tronco, con Gesù, e collegati col Padre. Il Padre che manda la pioggia, la sua parola, e la pioggia, la parola non ritorna a lui senza avere il suo effetto, e la pioggia ha il suo effetto. Le radici, il buon terreno, tutto concorre alla gloria di Dio. Ma tutto il segreto sta nel rimanere attaccati a lui. La benedizione viene da Dio. Noi siamo i suoi strumenti. Soltanto osservi, la potenza di Dio si manifesta in noi per la sua infinita bontà che esce fuori dalla sua divinità per incontrare la nostra povera umanità e elevarla a Lui. Quindi una benedizione che è trascendente in quanto viene da Dio, scende da Lui, ma anche immanente quando sale a Lui, come l'incenso. Si dice, Signore, salga a Te l'incenso della mia preghiera e scenda su di noi la Tua benedizione.
Il Signore sia con voi. Il Signore vi custodisca e vi protegga. Il Signore faccia risplendere su voi il suo volto e vi dia la sua misericordia. Il Signore volga il suo sguardo verso di voi e vi dia la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Diciamo specialmente sui sofferenti, per quelli che l'assistono. E per tutti quelli, come dicono le leggende a Medjugorje, e come la presunta apparizione dice, per coloro che ancora non hanno conosciuto l'amore di Dio. Cioè, l'amore di Dio c'è, bisogna conoscerlo e farlo conoscere, rimanendo in Lui e far sì che rimanga negli altri, per intercessione della Vergine Maria Immacolata, San Giuseppe, San Francesco, Sant'Antonio, San Celestino V, e Beata Pina Soriano, e tutti i santi, e gli angeli, con a capo San Michele Arcangelo, con San Gabriele e San Raffaele. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia.